Eccoci, benvenuti nel Gobboverso, sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo, oggi con Gabriele Franco, benvenuto. Ciao Gabriele, grazie per l'invito. Ma possiamo o non possiamo pubblicare le foto dei nostri bambini sui social network? Lo scopriremo dopo la sigla. FVG Tech, la tecnologia in TV, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben entrati nel Gobboverso, l'avatar digitale di Gabriele Gobbo è qui con voi. Abbiamo detto, possiamo o non possiamo pubblicare le foto sui social network? Ovviamente è la classica domanda dalla risposta impossibile, ma oggi faremo davvero molta chiarezza e anche vi sveleremo qualche trucco per non incappare in problematiche soprattutto tecniche. Assieme a Gabriele Franco, lavora in uno studio legale, si occupa proprio anche di questioni legate al digitale e a internet. Benvenuto e ben ritrovato Gabriele. Ciao Gabriele, grazie ancora per l'invito. La cosa più bella è che sentirete per tutto il tempo Gabriele, grazie Gabriele, 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 quindi cercheremo di non chiamarci più per nome, anche perché il nostro ospite ha un bellissimo nome, quindi partiamo subito, mettiamo subito le mani in pasta. Ovviamente la domanda iniziale era un po' provocatoria, perché rispetto alla pubblicazione di foto di terzi, in questo caso dei figli, entrano in gioco decine e decine di leggi, regolamenti, GDPR, l'utilizzo di immagini, insomma davvero è una cosa molto difficile su cui districarsi. La risposta da massimi sistemi è praticamente impossibile, ma andiamo indietro. Esistono tantissimi genitori che pubblicano le foto dei propri figli anche in tenera età sui social network. Fatelo, noi non siamo qui contro la tecnologia, ognuno è responsabile, può fare quello che ritiene giusto in quel momento. Ma io chiedo al nostro ospite, ma davvero è proprio obbligatorio pubblicare tutto quello che fanno i nostri pargoletti sui social network? Allora, come giustamente hai detto, non siamo qui a dare istruzioni o a insegnare qualcosa, questo è rimesso poi al sistema valoriale e culturale di ogni persona, e quindi non ci sono giudizi etici o morali sul punto. È però opportuno, come sempre nell'ambito della propria vita, avere consapevolezza di quello che si fa per poi prendere scelte consapevoli. E sull'aspetto legato alla domanda annosa, appunto, posso o no caricare foto dei miei figli sui social? E soprattutto, le foto che poi carico sono al sicuro su internet? Parliamo di qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza, tutti vediamo i nostri amici, coetanei, parenti, caricare su TikTok, su Instagram, su Facebook, su qualunque social, foto delle vacanze, il bagnetto, il foto della merenda, del gioco al parco. È qualcosa di assolutamente normale, se ci pensiamo, e che succedeva anche prima dei social network, soltanto che è venuto a cambiare il mezzo. Siamo passati da una divulgazione che era prima analogica, le fotografie sul comodino delle nonne o gli album fotografici, addirittura nel mio caso ricordo le diapositive con il proiettore da vedere, e il mezzo era invece digitale, di conseguenza passiamo da una dimensione privata di un soggiorno a quella pubblica della stanza virtuale, e dunque i problemi aumentano. E è importante però fare anche una chiarezza sui termini da utilizzare, perché Stephen Lekart, che è un giornalista che scrive sulle pagine del Wall Street Journal, ha coniato un termine ad hoc per definire il fenomeno della eccessiva e costante condivisione sui social network da parte dei genitori delle foto dei propri figli. Il termine coniato è oversharenting, poi diventato famoso solo come sharenting, e unisce il termine overshare, eccessiva di condivisione e upload, a quello del parenting, i genitori. E dunque abbiamo un fenomeno che, da quando i social network hanno raggiunto il loro apice, si sono esplosi, è diventato sempre più complesso da affrontare. E anche a livello numerico quantitativo i dati sono molto interessanti da riportare. Basti ricordare ad esempio che nel 2021, secondo alcune statistiche, in particolare quella di security.org, il 77% dei genitori carica
storie, foto, video relative ai propri figli sui social media. Un anno prima il Pew Research aveva calcolato che la percentuale era dell'82%, quindi immaginiamo la nostra cerchia di conoscenti, amici con figli, praticamente 7-8 su 10 caricano foto. Ma ti dirò, Gabriele, che ci sono statistiche ancora più interessanti che rendono evidente quanto questo fenomeno sia diffuso. Ad esempio, uno studio del 2016 rilevava come le mamme e i papà postano quasi 1500 foto dei propri figli prima che questi vadano a compiere i 5 anni, con una media di circa 300 immagini all'anno. Ancora ci sono appunto delle statistiche che dimostrano come più di 2/3 dei neonati hanno una propria immagine condivisa sui social entro 57,9 minuti dal parto, senza considerare poi una prassi sempre più diffusa che è quella di caricare le foto delle ecografie. Quindi rendiamoci conto come lo sharenting è un fenomeno davvero complesso e davvero diffuso e che richiama una serie di molteplici e interessanti di questioni. Ascolta, ovviamente hai snocciolato dei numeri impressionanti, ma che in realtà è colpa nostra, nel senso siamo proprio tutti noi che lo facciamo. Devo dire che io, se ho pubblicato 4 foto fino adesso del mio pargolo, e tanto e spesso anche di schiena, insomma, prediligo mostrarle attraverso ai parenti. Poi sai, in realtà con la pandemia come facevamo a mostrare i figli che crescevano ai parenti? Ma al di là di questo, a questo punto è ovvio che il vero problema è quanto pubblichi e cosa pubblichi, perché il conto, magari la foto del compleanno con la torta, dove attenzione ci sono bambini anche di altri genitori, quindi qui è ancora più complesso, ma ne parleremo in un'altra puntata. Ma il bagnetto magari con parti intime, non dico esposte, ma quasi, insomma, sapete che internet è la cosa più bella inventata negli ultimi anni, ormai direi decenni, ma nasconde dei lati oscuri, quindi probabilmente è anche l'utilizzo che verrà fatto poi delle foto. Ricordiamoci, su internet non esiste niente di privato e tutto rimane lì per sempre alla mercé di qualunque persona. Questa è una cosa da tenere in mente. Ci dici, Gabriele, quale può essere uno dei problemi più classici a cui si va incontro mettendo le foto dei nostri figli, soprattutto molto piccoli, su internet? Ma diciamo che, come giustamente hai detto, internet è per definizione un luogo in cui perdiamo il controllo delle cose che lo popolano. Pertanto i rischi che possono derivare dalla condivisione di foto e video dei nostri figli sui social, che come giustamente hai detto è anche qualcosa di naturale, di positivo, soprattutto il contesto pandemico lo ha reso, non dico necessario, ma assolutamente comprensibile, porta con sé dei rischi di non poco conto. Tradizionalmente però facciamo una distinzione, ora elencheremo una serie di rischi, ma non deve essere soltanto esclusivamente la paura dei rischi a inibire la condivisione sui social di queste foto, perché deve essere fatto un ragionamento, come giustamente hai detto tu, sul come, sui motivi e su quelle che sono le modalità con cui si va a pubblicare una foto. Mi chiedevi dei rischi? Beh, sicuramente il rischio che viene tradizionalmente invocato in queste situazioni è il rischio di pedopornografia e di adescamento. Sul punto vi do due dati. Il primo è un report realizzato dalla Polizia di Stato e Save the Children, che ha rilevato come nel 2021 i casi di pedopornografia in Italia abbiano subito un aumento pari quasi al 50%, quindi è un fenomeno che risulta essere preoccupantemente in crescita. E uno studio del Children's Safety Commissionaire australiano, che aveva rilevato come fino alla metà del materiale reperito su alcuni siti di condivisione pedopornografica trovavano la propria origine nelle foto dei bambini pubblicate dai genitori. Dunque, qui ti fermo perché è una cosa pazzesca. Praticamente noi genitori siamo quasi complici di questi reati pazzeschi, cioè, senza renderci conto, se non altro agevoliamo queste problematiche. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa del rapimento digitale, che è diverso dal furto d'identità, e anche lì il problema era proprio la quantità e la modalità di pubblicazione. Prima cosa, quindi, siamo qua, facilitiamo il lavoro delle persone brutte e cattive che stanno su internet. Scusami l'interruzione. No, hai fatto benissimo, è un rischio ovviamente da tenere in considerazione, però ricordiamo, come quello che abbiamo detto all'inizio di questo discorso, non facciamo un discorso da caccia alle streghe, cioè non stiamo dicendo non condividete le foto dei figli perché poi arrivano i pedofili. Il rischio c'è, deve essere conosciuto e compreso.
come vedremo alla fine, ci sono delle semplici tecniche ad usum quisque de populo che possono essere utilizzate per evitare il rischio. Tu giustamente hai fatto riferimento a un altro problema dello sharenting, che è quello del furto d'identità. Ti ricordo in particolare come, secondo una statistica della Barclays Bank, il rischio di caricare in maniera indiscriminata foto dei nostri figli online, secondo questo dato, porterà a essere la causa di oltre i 2/3 dei furti d'identità entro il decennio da parte dei nostri figli. Quindi i genitori che caricano foto dei figli potrebbero di fatto andare a produrre circa 7,4 milioni di furti d'identità nel futuro. Questo perché? Perché la condivisione di informazioni, di foto, permette poi a malintenzionati di ricostruire quello che è lo storico, l'identità, il profilo quindi di un soggetto, e utilizzarlo poi online per truffe, per attività illecite. E sul punto del furto d'identità, peraltro, c'è un altro approfondimento da fare che secondo me ti interesserà particolarmente, che è quello dei metadati. Come sappiamo, quando viene scattata una foto con uno smartphone o con una carta, con una macchina fotografica, vengono a essere automaticamente memorizzate delle informazioni che sono ad esempio legate al tipo di macchina fotografica, all'ora in cui è stata scattata la foto, ma anche ad esempio alla geolocalizzazione, quindi latitudine e longitudine della foto scattata. Quando poi queste foto con questi dati vengono caricate su un social, capita molte volte che per le impostazioni del social le foto non vengano ripulite, quindi rimangano contenute nelle immagini queste informazioni. Pertanto un malintenzionato con strumenti e competenze particolarmente volenteroso potrebbe utilizzare queste foto e i dati contenuti per ricostruire lo storico di movimenti e di abitudini di un minore. Su questo punto è interessante l'esperimento fatto da un professore, Owen Mundy, della Florida State University, che per esprimere l'importanza dei metadati ha fatto un esperimento particolarmente curioso che ha chiamato I know where your cat lives, cioè conosco dove il tuo gatto vive. Praticamente lui ha preso con un algoritmo tutte quante le immagini pubblicate sui social con l'hashtag cat, gatto, le ha caricate, ha settato queste immagini individuando i dati, i metadati di cui dicevamo prima, quindi le coordinate geografiche, e ha fatto una mappa del globo che è pubblicamente accessibile su internet, nel quale muovendosi nella mappa si possono trovare le foto dei gatti. Dunque immaginiamoci un esperimento del genere fatto con passando al setaccio le foto caricate sui social con l'hashtag figli. Ecco dunque che un altro rilevante problema è proprio quello della ricostruzione delle abitudini di vita e un rischio di andare a individuare le identità dei minori rispetto a quelle che sono le attività fatte dai genitori. Per concludere poi la panoramica, abbiamo anche un rischio classico di profilazione dei nostri figli. Se noi carichiamo le foto di questi nostri bambini già piccoli e in particolari contesti, gli stessi diventeranno già in tenera età oggetto di campagne pubblicitarie, perché magari verranno inseriti nel calderone di dati in pasto da algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale, che propongono ad esempio informazioni personalizzate rispetto alle nostre informazioni. C'è poi il rischio di bullismo, è chiaro, la mamma o il papà che caricano la foto del bambino in fasce vista dai compagni di classe di un ragazzino o di una ragazzina può comportare ad esempio naturalmente il rischio di essere sbeffeggiato o di sentirsi un po' in imbarazzo. E per concludere, ed è questo forse uno dei rischi più sottovalutati ma più importanti, che secondo me ti troverà particolarmente d'accordo, è quello della costruzione dell'identità personale del minore. Come può un minore che magari ha 15, 16, 18 anni si presenta per la prima volta sui social trovare una storia della sua vita tramite foto, post, video a cui egli stesso non ha partecipato? Quindi è chiaro che costui si troverà in una situazione in cui la sua vita viene scritta da altre persone, e questo può di certo comportare una situazione di conflitto rispetto alla costruzione della sua identità personale. Come potrà lo stesso aver acquisito una percezione dell'importanza della privacy, della riservatezza e dei valori quando fin dalla sua tenera età ha assistito a questa eccessiva condivisione dei propri genitori, delle proprie foto, dei propri dettagli della vita privata online? Allora, stiamo arrivando quasi al termine, avevi davvero tantissime cose da dire, l'argomento è vasto. Abbiamo promesso ai nostri telespettatori che qualche consiglio glielo diamo negli ultimi minuti, ti prego di farlo. Vi ricordo che un altro grande problema è il baby shaming, cioè
tutti questi bambini con i video, con le foto mentre sputtano il cibo perché sono piccoli, cadono per terra, cadono dal divano, fanno cose simpatiche che poi magari diventano famosi e quando iniziano a essere grandicelli possono essere presi in giro da tutti. Lo vedete in una puntata precedente, andate su fvgtech.it, c'è una puntata dedicata proprio a questo. Allora, diamo negli ultimi 3 minuti dei consigli su, diciamo così, come ottimizzare l'eventuale pubblicazione delle foto. Proteggiamo un po', ma magari continuando qualche volta, ragazzi, a pubblicare le foto. Allora, il primo dei consigli che vengono dati è un consiglio, diciamo, preventivo, e cioè coinvolgere i nostri figli nella scelta della foto da caricare, se caricarla o non caricarla. Dunque, alcuni studiosi parlano di riconoscere un diritto di veto, un potere di veto ai nostri figli. Questa situazione è particolarmente, diciamo, arrivata sui giornali col caso della figlia di Gwyneth Paltrow, Apple Martin, che aveva commentato sulla foto della mamma, che aveva caricato una foto con il ritratto alla figlia dicendo: "Mamma, guarda, non mi hai chiesto il consenso, ne avevamo già parlato". Un'altra sicuramente strategia da adottare è quella di aiutare i minori, così come dovrebbero fare i genitori, a comprendere quelle che sono le policy dei siti, come funzionano i settaggi della privacy, e dunque garantire di fatto che la foto venga a essere diffusa soltanto in un contesto sicuro, non dunque, ad esempio, con le impostazioni di privacy pubbliche. Un altro accorgimento è quello di condividere le foto magari cancellando prima i metadati, in modo tale che non si verifica quel rischio di cui abbiamo detto prima, oppure evitando di geolocalizzare la foto, quindi indicare anche la posizione in cui si viene a trovare il minore. Ulteriormente, e questi sono ad esempio anche i consigli che rappresenta il garante per la privacy in un proprio vademecum, utilizzare degli stratagemmi per mascherare il viso del minore, utilizzare programmi per pixelare, quindi rendere irriconoscibile il bambino, oppure Attenzione, no, mettere qui devo semplicemente. fermarti. Non mettete l'emoji dei bambino che la faccina che ride o l'emoji che trovate su WhatsApp. Quelle sulla faccia, secondo me, no, dai, no. Cioè, fatelo, ma Però rendono la foto, meglio che vendono il non bambino farlo. ancora più prendibile in giro. Passatemi questo brutto termine. Ci sta come ragionamento, quindi l'alternativa, se non vogliamo usare l'emoticone, è quella di usare appunto un sistema per pixelare. Evitiamo sicuramente di caricare foto che siano imbarazzanti o addirittura senza vestiti dei bambini, questo è chiaro, è abbastanza rischioso. E attenzione, dico solo due ultime cose, che tutti questi consigli non sono soltanto necessari e opportuni anche per responsabilizzare genitori e figli sull'importanza di aprire un dialogo su questi temi, per fondare nel bambino già da piccolo l'importanza, la condivisione di valori come la privacy, la riservatezza, la vita privata, ma sono anche importanti perché in alcune situazioni, possiamo dire estreme, ma non più di tanto ormai, iniziano diversi figli a reclamare, sembra paradossale, la propria privacy nei confronti dei genitori. Lo fanno con iniziative sui social, con progetti, ma lo iniziano a fare anche nei tribunali. E infatti è successo in più giurisdizioni che figli si trovano a fare causa ai genitori per ottenere la cancellazione dai social di immagini caricate contro il loro consenso. Quindi, figli, richiedete appunto di essere coinvolti, genitori, coinvolgete i figli. Che poi c'è anche da considerare, no? Tra le varie cose legali, eccetera, mi è capitato più volte di parlarne. È vero che noi come genitori abbiamo la patria potestà, quindi in teoria diritti sui figli, ma abbiamo tantissimi doveri, soprattutto della salvaguardia, della crescita, della buona crescita dei figli. E io credo che in questo ambito pubblicare le foto del bagnetto con i nostri figli nudi vada completamente contro quello che è la parte di responsabilità che abbiamo noi come genitori. Probabilmente non va contro la patria potestà, perché ovviamente forse ne abbiamo diritto, ma dall'altra parte ricordiamoci noi genitori, l'equilibrio, il diritto di fare dei nostri figli, tra virgolette, passatemi il termine, quello che vogliamo con l'immagine, al dovere di proteggerli in ogni ambito, che sia fisico o che sia digitale. Quindi attenzione, abbiamo dei diritti e dei doveri che devono essere parificati, secondo me, e non sono un legale. Io vorrei chiudere con una battuta. Bye. Ma quanti figli ad oggi, tu hai notizia, hanno denunciato i genitori per utilizzo scorretto della loro immagine e hanno vinto in percentuale? Allora, è difficile farti così una statistica. Ti posso riportare qualche caso curioso. Ad esempio, in Carinzia, una diciottenne ha portato davanti al giudice i propri genitori perché questi avevano caricato, senza il suo consenso, circa 500 foto che ritraevano appunto la bambina durante la sua infanzia. E la stessa, ormai divenuta maggiorenne, riteneva che di quelle immagini, insomma, ci potesse essere un imbarazzo. È successa anche
anche una vicenda particolare in Italia, ad esempio il Tribunale di Roma ha condannato una madre a rimuovere da internet tutte quante le immagini che riguardavano il figlio sedicenne, prevedendo anche il pagamento di una somma di 10.000 euro in caso di non ottemperanza. Altri casi ci sono avvenuti ad esempio nei Paesi Bassi, dove è stata condannata una nonna a cancellare le foto dei nipotini, però questa volta su istanza della madre dei figli. Quindi il tema è sicuramente rilevante, avrà una rilevanza sempre maggiore perché sempre di più lo sharing si diffonde e sempre più i figli iniziano a pretendere questa privacy nei confronti dei genitori. È chiaro che stiamo parlando di una situazione conflittuale, estrema, perché chiaramente si dovrebbe riuscire in maniera, diciamo, preventiva o a non arrivare a questa situazione, condividendo appunto, come dicevamo prima, tra figli e genitori questo aspetto della vita, o semplicemente addivenendo a una soluzione che permette la cancellazione senza arrivare in giudizio. Però appunto può capitare che ciò debba accadere, dunque di conseguenza poi i giudici vengono chiamati a dare appunto giustizia al caso concreto. Quindi attenzione anche a questo. Abbiamo dato sicuramente tantissime informazioni, forse mi sono sembrate contrastanti, ma qui la vera parola d'ordine è fare attenzione, soprattutto parlate con i vostri figli, anche se hanno 4 anni, il mio ha 4 anni, capisce, mi dice no, non riprendimi, sì, riprendi, cioè anche lui sa che quando gli faccio la foto mi dice sì, fammela, no, non fammela, intanto se le fa da solo, e quindi bisogna avere un canale aperto con i nostri figli a qualsiasi età. Noi purtroppo siamo giunti alla fine, mi scuso con i programmi dopo di noi, siamo andati un po' lunghi, quindi velocemente ringrazio Gabriele e Franco, grazie mille. Grazie a te Gabriele. Ovviamente dal Gobboverso, in cui mi fate rientrare per i saluti, per questa settimana è davvero tutto. Trovate tantissime informazioni e tutte le puntate registrate su fvgtech.it oppure su tutti i maggiori social network. Dall'avatar digitale di Gabriele Gobbo è davvero tutto. Vi lascio ai programmi dopo di noi e ci si vede la prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it